Ciao Giovanni, oggi una partita che nel secondo tempo ha evidenziato ancora una volta insomma, la fragilità mentale della squadra e sembra quasi un problema irrisolvibile insomma, in qualche modo. D'Angelo ha detto che bisogna star zitti, lavorare, prendere le critiche come sono state prese magari no, gli applausi per la rimonta. Ecco. Da uomo dell'equilibrio come la analizzi questa situazione che forse è la seconda o più difficile dell'anno certamente? Buonasera innanzitutto. Sì, è una situazione difficile, ma più che altro perché credo tu abbia usato il termine giusto, è una squadra fragile in questo momento e non è fragile solo nelle difficoltà, ma è fragile anche nei momenti positivi, perché siamo andati in vantaggio, abbiamo approcciato bene la partita e nonostante quello in questo momento non riusciamo a reagire al primo episodio negativo. Questa è una fragilità strutturale e chiaramente poi piove sul bagnato perché hai in controllo la partita, è un tiro che può finire in rimessa laterale, finisce nell'angolino, inizi bene il secondo tempo e prendi gol in quel modo, chiaramente diventa anche più difficile, però purtroppo lo sport è fatto così, gli episodi vanno dalla tua parte quando tu li porti dalla tua parte e in questo momento la squadra è mentalmente fragile. Quale sia la ragione di questa fragilità è difficile da spiegare. Ci hanno provato perché sul 2-1 per il Frosinone abbiamo avuto un paio di situazioni, abbiamo provato, è che il problema è che quando mentalmente non sei sereno, tutti i tentativi poi finiscono per essere vani. Buonasera Giovanni, ciao. Ti chiedo, è vero il discorso della fragilità, ma c'è anche un discorso tecnico no, da affrontare, perché comunque la squadra nel girone di ritorno ha subito anche un'involuzione sotto gli occhi di tutti nei risultati, rispetto, penso a le partite che vanno dal Perugia fino a più o meno la SPAL, no? Che ha chiuso un po' il girone d'andata, è chiaro che non è quel Pisanin, no? Che a livello tecnico, quindi che idea ti sei fatto a livello tecnico? Ma non tecnico? Credo, perché se tu pensi al Pisa di Genova, al Pisa di Parma, apparentemente ti sembrano eccezioni, ma in realtà è che oggi stabilire qual è il Pisa è difficile, probabilmente anche nelle prime 6 giornate non era quello il Pisa e probabilmente anche in quel momento figli delle scorie dell'anno prima purtroppo vedevamo una squadra fragile che faceva fatica all'idea di ribaltare una partita, di recuperarla, cosa che è sempre stata la forza di questa squadra. Troppe volte si sottovaluta quanto l'aspetto mentale incida sull'aspetto tecnico, come dici tu. Non è, e non siamo qui a trovare giustificazioni, non siamo contenti dei risultati, ma quanto su questo incida un aspetto tecnico, perché per tecnico tu cosa intendi? Modo di giocare, i giocatori, in generale, e sono sempre gli stessi. Non è che cambiano, capito cosa voglio dire? Quello che cambia all'interno di un'annata sono i momenti, l'aspetto mentale, quanto incide il risultato precedente sulla partita che stai giocando, perché il livello tecnico dei giocatori, il livello tecnico dell'allenatore è il medesimo di quando fai 14 partite senza perdere, è il medesimo di quando ne perdi 5 su 6. No, ma non te lo dico in maniera, ti dico, se parliamo di tecnica, quindi di qualità tecniche, di valore tecnico, di... Sei convinto che la squadra è stata allestita per fare un bel campionato e per quantomeno arrivare ai playoff, che non è ancora finita ovviamente. No, è una squadra che è nei playoff partita ultima, quindi se tu mi parli di livello tecnico dici c'è stata un'involuzione, sì, ma io non ti sto dicendo che la squadra è più o meno forte. Noi abbiamo le convinzioni di avere una squadra forte, io ti sto dicendo
il livello tecnico è il medesimo, non può cambiare. 99 succede un discorso. Tanto in questo momento è un discorso mentale. Io, questa squadra è una squadra che dopo la sosta, no, lo sapete, ha sempre fatto fatica negli anni probabilmente a mantenere un certo livello di prestazioni. Poi è sempre stata capace, dopo qualche passo falso, di riprendersi. Oggi sta facendo fatica più in quello, perché la fragilità di cui parlavamo prima è una fragilità che oggi non è avvenuta all'episodio negativo. La fragilità c'è stata, nonostante siamo andati in vantaggio subito, abbiamo approcciato bene la partita, capito? E quindi è per quello che ti dico, oggi il livello tecnico è difficile da valutare, perché è un livello tecnico che non può cambiare. Direttore, buonasera. Credi nei playoff, sì o no? E se non dovessimo andare nei playoff, è un'annata che si può considerare negativa o no, secondo te? Sai, quando sei ambizioso sicuramente cerchi sempre di raggiungere il meglio. E quindi come società stiamo sempre cercando di raggiungere il meglio possibile, e ogni risultato negativo per noi è un momento su cui riflettere e capire il perché è avvenuto. Poi oggi partivamo da un momento estremamente difficile, perché dopo 6 giornate siamo trovati ultimi in classifica, che a noi come società non era mai successo. Abbiamo recuperato tante posizioni e siamo arrivati a giocarci anche qualcosa di importante. Ora dobbiamo cercare di resettare, capire cosa stiamo sbagliando, perché questa squadra non riesce a reagire, e poi avremo tempo per fare le valutazioni. Io credo che in generale comunque quello che debba essere sempre valutato è il trend e l'andamento generale che una squadra, una società ha. Io leggevo i vostri articoli e quando eravamo ultimi dicevate che giustamente dopo 6 giornate nessuno si era mai salvato in Serie B, e quindi oggi il Pisa farà un altro campionato di Serie B come minimo, e non può essere considerato questo negativo. Poi la società è ambiziosa, non possiamo essere contenti in questo momento e dobbiamo capire quali sono le ragioni per cui il potenziale che avevamo ora non riusciamo a esprimerlo. Faccio una considerazione e due domande. La considerazione è, non pensi che poi è anche una domanda, la considerazione, che dire comunque che dobbiamo capire queste ragioni è comunque forse un po' tardi anche oggi capirlo, cioè il dover capire è una cosa che comunque è stata detta molto spesso durante l'anno, no? Quindi comunque anche se ti parli di fragilità strutturale, che comunque è una valutazione corretta secondo me, implica che forse manca proprio qualcosa a livello caratteriale nello spogliatoio che non c'è, che possa incidere, magari qualche leader in più, qualcosa che nel momento topico è venuto meno e quindi si è rivelato non in grado di poter far fronte e trasmettere certi valori ad altri compagni. Questo è un po' un pensiero. No, ma il tuo pensiero ci può stare, però non stiamo valutando una squadra nei play-out. Ma non lo dico sì, per sì, però comunque questi ragazzi. Le ambizioni erano quelle diverse, no? Non possiamo parlare di play-out, dobbiamo parlare riverso verso l'alto, quindi il discorso è tutto rivisto verso l'alto. Se facessimo un discorso sui play-out sarebbe completamente diverso. Oggi facciamo un discorso di un Pisa che era partito volendo ambire anche a qualcosa in più dei play-off e che si è ritrovato che ora si trova ai margini. Questo è il discorso. Certo, infatti ti sto dicendo, è indubbio che quando lavori, no, fai valutazioni e poi dopo, no, tu lavori, cerchi di costruire una squadra che pensi possa ambire per determinate posizioni, poi all'interno dell'anno ci sono tante situazioni, tantissimi andamenti, risultati, gli infortuni, e tu cerchi piano piano di valutare se le tue valutazioni sono state giuste o sono state sbagliate. Ma io rispondevo alla domanda di prima, e tu, alla quale tu ti sei legato, e io quando ti ho parlato di fragilità ti dico, io non sono qui a dirti
e credo si veda dalla mia faccia, che sono la persona più felice di questo mondo. Io sono semplicemente una persona che cerca di mantenere un equilibrio e dire oggi rendere estremamente negativo o negativa una stagione vorrebbe dire essere a giocarsi un risultato per mantenere la categoria, cosa che in campionati di questa complessità, e l'anno scorso sono retrocesse squadre, retrocesse dalla A, quest'anno rischiano di retrocedere squadre che hanno fatto i playoff con noi e li abbiamo battuti in semifinale. Questo perché mi conoscete da anni, l'ultima cosa che da sempre cerco sono le scuse, quindi se c'è qualche valutazione errata sicuramente la faremo, però allo stesso tempo non dobbiamo dimenticarci che non siamo ai margini dei play-out, siamo ai margini dei play-off, e quindi per quanta negatività oggi in questo momento possiamo avere, è comunque una stagione che è partita male, siamo riusciti a raddrizzare, dopo la sosta non siamo più stati capaci di ripetere quello che abbiamo fatto prima, e quindi è quello che ti ho detto, oggi l'impressione che ci sia una fragilità strutturale che dobbiamo cercare di risolvere. Mi allaccio a quello che hai detto ora, che hai sottolineato cioè, un paio di volte della sosta, quindi c'è anche un discorso ordine di fragilità fisico, però sì, perché ci su, sai, non è la prima volta anche che ad Ascoli abbiamo segnato dopo negli ultimi minuti, anche oggi negli ultimi minuti abbiamo avuto occasioni, credimi, se fosse così semplice capire qual è la ragione per cui questi ragazzi in generale dopo la sosta, ma in questo momento dopo l'ultima sosta fanno di diverso, l'avremmo già cambiato. È che purtroppo, ed per quello prima che ti ho dato una risposta sul livello tecnico, la testa in questo mestiere incide più di tutto il resto, e quindi quando a livello mentale non sei tranquillo, sei fragile, non sei sereno, non ti senti bene, perché come hai detto tu, anche a livello fisico non stai bene, e non vuol dire fisico preparazione, fisico, se a livello fisico non ti senti in grande forza, tutto diventa difficile. Quando ho parlato di fragilità, ne ho parlato perché oggi siamo andati in vantaggio, e se notate non è la prima volta che il Pisa va in vantaggio e viene rimontato. Il Pisa era una squadra che andava in svantaggio e rimontava. Questo non è un discorso tecnico, questo è un discorso che in questo momento è una squadra fragile. Siamo l'ultimo. Allora facciamo l'ultima, faccio un paio di cose. Ecco, prima hai detto faccio una considerazione e due domande. No, sempre domande. Hai fatto solo una considerazione. Adesso perché vediamo poi, perché poi è subito. Arrivano allora, le due domande. Quello che ti volevo chiedere prima era, per esempio, tifosi che hanno espresso la loro contestazione, ecco, quindi ti volevo chiedere cosa volevi rispondere eventualmente alla piazza. Poi hai parlato della gestione della sosta, comunque è da un po' di tempo che il Pisa effettivamente per sosta, io intendo gennaio, dicembre, poi si spegne, ecco, anche lì forse non c'è qualcosa da migliorare da questo punto di vista. E poi una domanda che insomma pensavamo io e Saverio, prossimo anno, ecco, cosa succederà? Lo so, però ci devi poter pensare, forse te la pone meglio lui. Ha parlato di fragilità strutturale, si vuole capire se questa fragilità strutturale si risolve poi magari sul mercato cambiando qualcosa. No, ma la fragilità strutturale si risolve innanzitutto internamente e poi dopo si valuta dove si può andare a intervenire, ma in generale credo che all'anno prossimo ci si debba pensare alla fine della stagione, perché bisogna avere rispetto del campionato, rispetto della squadra, rispetto dei tifosi. Per quanto riguarda la contestazione, ti dico, non mi sorprende, perché un tifo come quello del Pisa che dà tanto, è giusto che pretenda anche tanto. Quello che mi sento di dirgli è che non si dimentichino che hanno dei ragazzi che veramente stanno provando a dare quello che hanno. Se quello che hanno oggi non è sufficiente, è un tema di fragilità, è una persona fragile, va supportata perché è l'unico modo per aiutarla a dare di più.
non abbiamo una squadra che non si sta impegnando, che sta abdicando o che non vuole raggiungere il risultato. Non è una squadra che non ci tiene, è una squadra che in questo momento ha una fragilità. E la fragilità credo sia quanto di più umano possibile. Posto? Grazie.